È morto dopo aver contratto un'infezione da streptococco. La vittima è Jesse Brown, un bambino di 11 anni residente in California, Stati Uniti. Stando a quanto riportano i media locali, il ragazzino godeva di buona salute, era appassionato di motocross e frequentava la quinta elementare. La cugina Megan Brown ha raccontato che l'undicenne si era fatto male alla caviglia mentre era su un tapis roulant qualche settimana fa, ma qualche giorno dopo la madre si è accorta che c'era qualcosa che non andava. Tutta la sua gamba era coperta di chiazze violacee, rosse, quasi come lividi, ha detto Brown. La situazione è precipitata, trasferito in ospedale, il bambino è stato poi ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Alla fine i medici gli hanno diagnosticato un'infezione da streptococco e nel giro di pochi giorni la famiglia ha detto che si è trasformato in un batterio mangiacarne che ha provocato il gonfiore del cervello di Jesse e lo ha infine ucciso. Ci hanno detto che è stato colpito dall'infezione probabilmente quando si è fatto male alla caviglia perché era già debole, ha aggiunto la cugina. La dottoressa Candice Jones, una pediatra di Orlando, ha spiegato all'emittente Fox 35 Orlando che c'è stato un recente aumento dei casi di streptococco invasivo tra i bambini negli Stati Uniti. Ci sono diversi modi in cui questi batteri possono causare infezioni da lievi a gravi e persino portare alla morte. Tra i sintomi dell'infezione ci sono gonfiore, arrossamento e febbre.